insieme nello stadio, i tifosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio, l'Olimpico trasformato in una piazza completamente biancoceleste. Calcio e dintorni, il campionato della capitale. Sono con noi Rino Tommasi, buongiorno Rino. Buongiorno Marcello. Tonino Cagnucci, buongiorno Tonino. Buongiorno a tutti. Buongiorno Tonino e Marcello. Ciao. E anche Carlo Zampa, che anche quando non c'è è sempre con me, anzi forse ancora di più, e lo abbraccio. Segnalo a tutti coloro i quali non avessero dimestichezza con il romanista il numero di oggi, per un motivo molto semplice: l'articolo di Giuseppe Manfridi in prima pagina è da non perdere assolutamente. Per chi ama essere se stesso, per chi ama ancora consegnare, conservare una dignità propria, e chi, quei pochi che lo possono ritenere omologo, hanno il dono dell'intelletto e della scrittura di questo grandissimo autore, Giuseppe Manfridi, oggi sulla prima pagina del Romanista. Allora, per quanto riguarda ciò che è invece l'attualità, un breve commento a Bayern Real Madrid di ieri sera. Rino. Beh, una buona partita. Cioè, non sono venuti meno a quello che è un loro dovere, tutto sommato. Sono costantemente tra i migliori club europei, quindi è abbastanza normale che ci siano loro nella stretta finale. Poi sul risultato si può discutere, non è che ci siano delle differenze di valore tali da poter garantire un pronostico qualsiasi. C'è equilibrio, tra l'altro il risultato lascia aperta qualsiasi soluzione per il match di ritorno, quindi va bene, ecco. Tonino, meritato il successo del Bayern, no? Nella sostanza dei 90. Sì. Grande partita, grande intensità, grande stadio. La Germania da un po' di anni è sicuramente il paese migliore per fare vedere calcio. Quando ero piccolo io non era così. Invece adesso saranno 10 anni. Quando eri piccolo te c'era Carl Zeiss Jena a Roma. Quindi Germania dell'Est. Però i tedeschi erano sempre un pochino tristi, ma non... C'era la DDR, la DDR, avevano buoni motivi per essere tristi. Senti, il mito della DDR. Sì, no, ma c'è anche forse un discorso di generazioni, di sensi di colpa, insomma, chi è tedesco ha spiegato particolarmente questa cosa. Comunque il Bayern è più squadra, secondo me. Molto, molto più squadra. Molto squadra, e è vero che stanno costantemente... sono i classici d'Europa, insomma, il Bayern Monaco, eccetera. Però il Bayern Monaco si è saputo rifondare da qualche anno, insomma, cioè, anche questo hanno fatto in Germania bene, hanno puntato sui giovani e adesso stanno avendo dei risultati. Real Madrid è una potenza economica, è una squadra fantastica. Direi la Spagna, che ha portato 5 sue testimonianze nelle fasi finali delle Coppe Europee. Sì, 5 squadre spagnole. Un giorno bisognerebbe indagare un po' meglio. Vedi, della Spagna, parli di Fuente, dunque tu. Fuente, sì, quello di altri sport, insomma, è successo. Quindi il calcio, sai, la Spagna non aveva mai vinto nulla a parte l'Europeo 64. Poi vabbè, sono fortissimi, non mi era, era ora. Era ora di Cerino, certo. Certo. Sì, per anni ci siamo chiesti come mai la Spagna non riuscisse a livello internazionale ottenere grandi risultati. È arrivato il momento invece. Neanche ci andava vicino, fra l'altro, la Spagna. Sì, sì. Ai quarti di finale, un massimo. Nazionale pressoché inesistente, fra l'altro. Quello soprattutto era difficile capire e da spiegare. Vabbè. Comunque, insomma, vedremo poi al ritorno come se la caverà. Certo, il risultato è buono per il magliaro portoghese, perché, sai, fare 1-0 non è così difficile poi, sebbene comunque il Bayern, proprio in virtù di essere più squadra del Real Madrid, potrebbe organizzarsi. Però hanno preso un gol, hanno preso il gol dell'1-1 che mi ha lasciato veramente sgomento. No? Secondo me passa Real alla fine. Anch'io sono convinto di questo, sì. È un po' sarcitifo, perché una finale Real Madrid-Barcellona, insomma, è un bel vedere. Va bene. Per venire invece all'attualità nostra, delle nostre quattro mura, a Bisanzio si diceva che il nemico era alle porte, e all'interno di Costantinopoli si parlava del sesso degli angeli. Il Romanista invece dice il nemico alle porte, ma è tutta un'altra storia, e la racconta da par suo Tonino con due pagine, che dice: ricominciamo dall'ABC di Juventus a Roma.
È un'antica sfida, è un antico concorrere, anche con del livore mai sopito, Rino, quella fra Juventus e Roma, no? Juventus e Roma si è giocato tutti i 79 campionati a girone unico, salvo due volte, ecco. Una volta quando la Roma nel 51 non ha giocato in Serie A e una volta quando la Juventus non è stata assente per motivi, diciamo, disciplinari. Sì. Sì. Ma è sempre stata una sfida caratterizzata comunque da un contrasto molto forte, che va oltre il calcio, poi l'odio piemontese nei confronti dei romani ladri, questo è ante litteram alla Lega, per esempio. La Juventus era accusata di essere la rappresentante del potere. Ecco, bravo, sì. Lo è stata. Quella dell'Italia, la Fiat, insomma, lo stato quo. Perché poi, attenzione, la Fiat, Agnelli, eccetera. Sì, che la Juventus non ha perpetrato ruberie esclusivamente nei confronti della Roma, ha rubato uno scudetto al Torino, forse quelli il gol da palla entrata di un metro e mezzo che fu annullato, vi ricordate? No, anche all'Inter, quando all'Inter era normale prima che diventasse la Juventus nel XXI secolo. Sì. E insomma, robe brutte nei confronti e soprattutto per la Roma. Dunque, tu la racconti, caro Tonino, in due pagine. Fai un breve resumé di quello che hai scritto oggi sul Romanista. Vabbè, è un giochino, l'alfabeto, no? La A, la Z, appunto, Juventus e Roma. Per quelli come me, la mia generazione è la partita, chiaramente. Falcao è stato il più grande spezzatore del Novecento, anche perché disse questo. Vero, c'è un accenno di iperbole, il più grande spezzatore del Novecento. Pasolini, Falcao, stiamo bene, non è che ti sposti molto. È meraviglioso. Quando disse il mio derby, la Lazio non rispose, la Lazio non c'era, il mio derby è con la Juventus, insomma, Falcao è stato il giocatore che ha portato la Roma, che era, no, la Rometta, noi in 30 anni abbiamo festeggiato un terzo posto e l'ha portata ad essere la squadra più forte. Anche l'ottavo posto qualche volta. Sì, no, appunto, siamo arrivati una volta terzi nel 74-75, a Roma ci hanno fatto il libro, l'anno d'oro, e siamo arrivati sopra a quella Juventus che forse è stata la Juventus più forte di sempre, perché era 9 campioni del mondo più Pardini e Bogna, che era una squadra straordinaria, lo sappiamo a memoria, Zoff, Gentile, Gabrini, Polini, Bioscirea, Marocchino, Bettega, Tardelli, Rossi, Platini e Bogna, che sono appunto la Juventus. Tu sei proprio, per me è proprio la partita, è la rivalità, sono due mondi, cioè puoi partire da Cavour e Garibaldi, guarda, sull'unificazione dell'Italia, perché parte da Torino, insomma, chiaramente, Roma, Francia, Spagna, basta che si mangi. È chiaro, no, era Franza o Spagna, giusto, basta che si mangi. Siamo là. Turone, la Juventus è stata anche la prima squadra che ha violato Testaccio, che questa è una cosa che... Un'onta. L'onta, infatti, l'anno dopo 5-0, persero e ci fecero il primo film sulla storia del calcio, Roma-Juventus 5-0, quindi c'è molto di storia del pallone, non è solo una cosa appunto da quattro mura, ma è proprio Roma-Juventus, è bella, insomma, è una partita che poi arriva, insomma, ricominciamo perché dopo quello che è successo, di parte Roma Juve, dall'ABC proprio del calcio, insomma. Del calcio, certo. Allora, ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo queste prime valutazioni su una partita importantissima, molto sentita, che comunque si giocherà fra quattro giorni. Cominciamo a parlarne da oggi, subito dopo una breve pausa. Radio Città, il programma della capitale.